Ok, siete pronti per il gran finale? Siamo qui con Goku, dopo dovremmo usare il Gohan, che l'ho fatto arrivare al livello 43-42, mi sembra. Vediamo. Sì, 43, quasi 44, ma vabbè, basteranno per Cell, dai. E siamo qui, il gran finale. Aspetta un attimo, vediamo. Ho preso tre fagioli, ce li ho tutti e tre. Sì, perfetto. Andiamo qui al torneo di Cell. Arena del gioco di Cell. Anche lo Cell Game, porca puttana. Si chiama così anche nel cartone. In inglese proprio. Quando devono tradurre qualcosa. Non, no, quando non devono tradurre qualcosa lo fanno. Ce la possiamo fare. So che possiamo. Abbiamo lavorato troppo duramente per rischiare una sconfitta. Ti concedo di sfidare Cell per primo. Penso che siamo tutti consci del fatto che sono io a dargli il colpo di grazia. Junior, sentiamo cosa dire. Non mi sembra passato così tanto tempo da quando ci siamo fronteggiati nel torneo mondiale di arti marziali. Ok, clean. Ehi, hey, Goku, sembra che ci sia un problema. Sai che le sfere del drago. Sai le sfere del drago fabbricate da Dende? Beh, sono in grado di portare in vita chiunque, ma al contrario di quanto avveniva su Namek, questo drago non può risuscitare i morti. Risuscitare. I morti che si è già desiderato di riportare in vita in precedenza. So che sei in grado di sconfiggere Cell. C'è qualcosa di strano su questo torneo. Ho la sensazione che sistemerai Cell prima ancora che io abbia la possibilità di sfidarlo. Mettiamo in 16. Goku, sono stato creato con l'unico scopo di ucciderti, ma ho scelto di non farlo. Ah, ok, interessante. Mister Satan. Cell può sembrare forte. Bene. Cell può sembrare forte, ma ottiene tutto con l'inganno. Apriamo la porta. Siamo a livello 48, quindi hai voglia. 40, va benissimo. Questa qua è la musica di Mr. Satan, il tema principale. Credo. Affronterò Cell per primo. No, non è, non è. Ehi, hey, un momento, ne ho abbastanza delle tue buffonate, dei tuoi stupidi giochi! Sparisci prima che mi arrabbi! Controlla i tuoi bollori, palla di lardo! Mi dispiace, dimenticavo. Voi ignoranti campagnoli, avete trascorso la vostra intera vita a suonare il banjo nei boschi e non vi rendete conto che io, Satan, sono il campione mondiale di arti marziali! Il primo in lista è Satan, e ovviamente sarà il vincitore. E la terra verrà risparmiata dalla distruzione totale. È tempo della resa dei conti. Il ring creato dai Cell diventerà la sua tomba. I telespettatori hanno visto Cell librarsi in volo o causare enormi esplosioni. Beh, so che si tratta di un trucco. Cell si avvale di specchi e calamite e di bombe, ma i suoi giochetti non funzioneranno contro di me. Conosco le sue debolezze. Andiamo! Da quelli qua ci sono dei vasi sulle cose di Cell. La tua ignoranza è penosa. È assolutamente strabiliante! Quest'uomo è instancabile! Continua ad attaccare! E Cell sembra non essere nemmeno in grado di rispondere all'attacco! È sbalorditivo! E ora la mia mossa finale! Ah! Ed è stato mandato fuori. Adesso onesti, facevi il tifo per Cell. Adesso che ci siamo liberati di quell'essere insulso, cosa ne dite di dare via al torneo? Chi vuole cominciare? Che ne dite di Goku? Siamo pronti. In realtà nel cartone Cell diceva cioè non pensavo di iniziare subito con Goku e lo tenere il meglio alla fine. Però vabbè. Altri, devo trasformare il Super Saiyan, porca puttana. Lasciamelo fare, sen. Grazie. Va bene, siamo comunque a livello quasi 50, quindi non deve essere difficile. Infatti, stiamo facendo il culo praticamente. Adesso mi ricordo che c'è la parte più scandalosa di tutto il Dragon Ball quando Goku
da il fagiolo a sé, è proprio una cosa. Una cosa che veramente la gente fa sempre, ha subito fatto quando è successo. Ma che cazzo fa? Voglio rendere questo combattimento un po' più interessante. Sono stanco di rimanere confinato in questo piccolo ring. La musica di Cell? Che te ne pare, Goku? Adesso l'intero deserto è il nostro ring. L'ultimo che mi rimane vince. Aia. Sapevo così. Pensavo me lo distruggesse dopo, vabbè. Prendiamo un pochino di energia dai vari vasi. Che normalmente non ci sarebbero dovuti essere, ma c'erano. Come minchia, se lo ricordavo più debole. Cazzo, quanta poca vita che ho. Almeno male che ho 3 fagioli. Merda. Addio Super Saiyan. Vabbè, non posso prendere un po' di... Merda. L'animazione della camminata di Cell è fantastica. Sembra si stia cagando addosso. Merda, no, adesso basta. Anche se non so... Ok, ce l'ho fatta. È finita, Cell. Hai vinto. Mi arrendo. Conosco la tua forza e non ho più senso... Un attimo. Conosco la tua forza e non ha più senso continuare questo combattimento. Non ho speranze di batterti. E? Codardo! Non fallo, non ti arrendere! Sta sicuramente bluffando. Goku non può semplicemente arrendersi e rifiutarti di combattere. Non può semplicemente arrenderti e rifiutarti di combattere. Certo che posso, mi ha battuto in modo leale. Mi arrendo. Ma ciò non significa che il torneo sia finito. C'è ancora una persona che devi sfidare. Non dire sul serio, uno di loro. Ed esattamente di quale... No. Ed esattamente quale di questi pietosi esemplari hai in mente? Ho bisogno di qualcuno che prenda il mio posto. E quel qualcuno è Gohan! Puoi farcela, non è vero figliolo? E Gohan non sa che fare. Io? Combattere contro Cell? Che delusione. Mi ha promesso una sfida e mi propone un combattimento con un bambino. Pensa a quello che stai facendo, Goku! Se va a combattere contro Cell, morirà! Dovete fidarvi di me, ragazzi. Non lo farei se non fossi sicuro che Gohan può vincere. Che cosa hai deciso, figliolo? Lo farò. Magnifico. Iniziamo. E Gohan è il livello 42, forse ha messo da potenziare un pochino di più. Vabbè, 43 insomma, qualche Super Saiyan subito. Lasciamelo fare, Cell, buona sfida, lasciamelo fare. Ecco, grazie. Grazie, Cell. Ah, sei inculato, Cell. Guarda come è inculato bene, Cell. Ecco. Ah, non lo faccio neanche contro attaccare, guarda. Lo sento tosti, guarda. Quanto è veloce, cazzo. Non si allenavo di più, abbastanza forte così. E vai. Dopo tutto non mi hai neanche toccato. Perfect, proprio. So che ti sta facendo male, Gohan. Sento le tue ossa scricchiolare. Se hai intenzione di fare qualcosa, fallo adesso. Ora so perché mio padre vuole... Un attimo. Ora so perché mio padre vuole che io combatta. So di essere l'unico che può sconfiggerti. Fin da quando ero molto piccolo, possiedo una forza nascosta. Penso che mio padre si sia reso conto che, se mi avessero spinto oltre, se avessi perso il controllo, a quel punto non ci sarebbe stato limite alla mia forza che si sarebbe scatenata in me. No, a quel punto non ci sarebbe stato limite alla forza che si sarebbe scatenata in me. E non ci sarebbe stato limite ai danni che una tale forza avrebbe potuto provocare. Interessante, mi ha dato qualcosa per cui lavorare. Vedi, Gohan, questa tua forza nascosta mi intriga. Voglio vederla di persona. No, non posso permetterlo. Voi potete anche decidere di rimanere qui, ma io vado ad aiutare Gohan. No, non lo farai. Quando Gohan sarà costretto in un angolo, senza via d'uscita, risveglierà la sua violenta forza interiore. E vedrete quando ciò accadrà. Gohan distruggerà Cell una volta per tutte. Lasciate che me ne occupi io. Ancora il simbolo del Red Ribbon. In realtà gli aveva messo tipo attaccato quello delle capsule corpo nel cartone. Però vabbè. Che cosa stai facendo? State indietro, per favore. Lo ucciderò autodistruggendomi. Ho un potente esplosivo inserito all'interno del mio corpo. Dovrebbe essere l'ultima risorsa.
Se, non importa quanto tu sia diventato forte, non sopravviverai a questa esplosione. Porti solo distruzione. Sei un parassita di questo pianeta, mannaggia che Lucas. E questo è l'unico modo per liberarci di te. Aspetta, non puoi! 16! La tua bomba è stata rimossa! Bulma e suo padre hanno trovato la bomba mentre si stavano sistemando e l'hanno estratta! Che peccato, numero 16! Ma se vuoi esprimere l'ultimo desiderio, cercherò di accontentarti. Adesso dovrebbe rimanersi solo la testa. Qualcun altro si offre come martire? Sembra che non sia ancora abbastanza arrabbiato, Gohan. Beh, forse questo ti aiuterà. Cosa diavolo sono queste cose? Figli miei, fateli soffrire. E siamo contro Issa Junior. Minchia, una alla volta. Cazzo, non mi ricordavo sta cosa. Perché non può trasformarsi? Hanno abbastanza carico. Cacchio, non mi ricordavo che dovevo combattere. Io mi ricordo che Gohan doveva combattere tutti, non che tutti dovevano combattere i vari corsi. Un attimo. Gohan. No, Junior ha questo potere, tanto vado ad usarlo. Urca! Ok, cerchiamo di allontanarci il più possibile da lui. Merda, ne è cancaglia proprio. Ah! Ce l'ho fatta! Perfetto. No. Adesso muori. C'è il Junior di merda. Stardo. Voleva uccidermi, eh? Non ce l'ha fatta, sfigatello. Oi. Merda, mi toglie un casino con un colpo singolo. Ok, cerchiamo altra vita. Ma devo ricordarmi sta cosa, era meglio se non ricordavo. Ok, qua. Energia mi serve. Vita mi serve, anche questa. Ok. Un sasso. Un altro sasso. Grazie sassi di esistere. Siete la miglior cosa che è capitata all'umanità. Ok, via. Perché Junior in realtà è Vegeta, no? Per questo c'è sta musica. Adesso è morto. Guardate, adesso morirà. Ci mette proprio un secondo. Ancora un attimo. Eh no. Guardate che bastardo schifoso. Oh, ce l'ho fatta, l'ho sconfitto. È aumentato di livello. Alla fine del gioco ci servirà molto. Vabbè, ci serve giusto per andare alla cosa, a sbloccare le cose. Perché ha messo la musica di... questa musica qua, che è di Junior con Vegeta. E con Junior c'è quella di Vegeta. Ci hanno invertito le musiche, sono sbagliati, mi sa. Non posso trasformarmi. Ma mi raggiunge qua o sta solo a sparare? Ok, tanto io ho tutto il tempo che voglio. Aspetto qui, tranquillo. Tanto non è lì che spara al muro. Super Vegidas. Dimmi che è veloce. Sì, meno male. Sia quello dentro col cazzo che riuscivo a fare qualcosa. Mica, sega con Super Saiyan diventa forte, Vegeta, vai. Ma mi basta. Oh, stai buono. Ti prendo a sberle nel muso. Sto di merda. Ehi, non si fa. Non si fa cattivo. Cattivo bambino. Cattivo bambino di merda. Come Vegeta era molto più potenziato di Junior, mi sa. Ma vai, Vegeta ha rotto il culo. Altro che Junior che si è cagato addosso tutto il tempo. Urca. Aspettiamo come prima. Eccoci pronti. Dimmi che non è lento. Sì, meno male. Ehi, stai buono. Madò. Calmati. Non c'è bisogno di avere così tanto furore nel proprio corpo. Bambino di merda. Adesso ti sculaccio. Oh, cazzo. Non ho tanta vita, eh. Ehi, via. Sassi? No, li ho già usati con Junior. Ah, no, ce n'è ancora uno qua. Vita. Un altro sasso. Mi sa che tornano. Bene così. Vabbè. Togliamo il Super Saiyan che non serve più. Tanto vale che vado a pugni con la modalità normale perché... Noi...
stronzo. Piccola merda. Che non sei altro. Sei morto quasi. Un altro colpo, vai!